Ancora Vitone, 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 Ponticelli, 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 gol! Gol! Il sorpasso all'ultimo giro, all'ultima curva. Sul traguardo una squadra sola e al comando il suo stemma è una stella. Il suo nome è Nero Stellati. Una vera e propria impresa quella della squadra di Prato La Peligna e dell'intero centro Abruzzo, che da matricola vince la massima serie regionale e da questa sera approda alla realtà nazionale, salendo dall'eccellenza alla Serie D. Il trionfo di un gruppo di ragazzi e di una squadra rimasta sempre umile e unita, con il tecnico Matteo Di Marzio, il presidente Gianluca Pace e tutti i dirigenti che hanno saputo gestire al meglio un'annata nella quale a fare la differenza è stato anche il caloroso e costante supporto di un pubblico via via sempre più stretto attorno alla sua squadra comprensorio, fino al bagno di folla odierno con Lazio Ricci, riempito da ben oltre un migliaio di spettatori. Un lungo pomeriggio, quello del 30 aprile 2017, che rimarrà scolpito nella storia sportiva abruzzese, nella quale le emozioni sono corse sul doppio binario Prato La Peligna Morro d'Oro. Per scrivere un'altra bellissima pagina di storia, ai nerostellati serviva vincere in casa contro il Capistrello, senza che il Martinsicuro facesse la stessa cosa a Morro d'Oro. Per l'occasione mister Di Marzio propone in avanti il tandem Cicconi-Isotti, con il consolidato blocco difensivo e di centrocampo a completare una formazione alla quale il tecnico ospite Torti risponde affidandosi in prima linea soprattutto al peso e alla sostanza di Lepre, supportato dagli inserimenti dei suoi compagni. Partono subito forte i nerostellati, in vantaggio al secondo con Cicconi che supera Cattafesta per l'1-0, accompagnato dal boato della Lazio Ricci. Il vantaggio dei Peligni dura però appena 4 minuti. Gli ospiti infatti rispondono subito, riportandosi in parità con Lepre per l'1-1, che fa ben capire le intenzioni marsicane. I Peligni non si perdono d'animo e ci provano per due volte con Isotti, che prima alza troppo di testa e poi al quarto d'ora spara alto da buona posizione per il rammarico del pubblico di casa. Il Capistrello non sta a guardare al 25esimo break ospite con la conclusione di Mercogliano di poco fuori. I padroni di casa guadagnano metri e, superata la mezz'ora, ritrovano il vantaggio con lo stacco vincente di Valente, che sfrutta il perfetto corner di Capitan Vitone. I nerostellati spingono ancora, andando alla ricerca della terza rete, che però non arriva. Prima del riposo Meo è attento sul gioco aereo degli ospiti. Nerostellati a riposo in vantaggio e con il primato solitario, stando allo 0-0 tra Morro d'Oro e Martinsicuro. In apertura di ripresa ci prova Cicconi, che di testa manda fuori il suggerimento di Nanni. Dopo i cambi nell'intervallo e nella parte centrale del secondo tempo, al 77esimo è Menna a gelare Lazio Ricci per il 2-2, che riporta in parità il Capistrello. I nerostellati si riversano in avanti a testa bassa alla ricerca del gol vittoria, che Isotti segna ma che il primo assistente di linea annulla. Mister Di Marzio potenzia il fronte di attacco inserendo la gatta e ridisegnando la prima linea Peligna. I nerostellati spingono e all'85esimo Ponticelli fa letteralmente esplodere Lazio Ricci con il gol che riporta davanti a tutti la matricola del centro Abruzzo. Al triplice fischio finale del signor Salone di Avezzano la festa resta contenuta per pochi minuti, fino a quando non giunge la certezza del risultato finale di Morro d'Oro con il Martinsicuro fermato sullo 0-0. 30 aprile 2017, ore 16:56, i nerostellati e il centro Abruzzo sono in Serie D, campioni d'Abruzzo. Complimenti a tutti, ai vincitori ma anche agli avversari, per aver offerto un'annata avvincente, entusiasmante, appassionante, indimenticabile. Giunge a Lazio Ricci il triplice fischio finale ed è finita a Morro d'Oro! È finita! È finita! È finita a Morro d'Oro! È finita a Morro d'Oro! È finita! I nerostellati sono in Serie D! Ponticelli, è stato tuo il gol proprio in extremis a 5 minuti dall'epilogo. Hai fatto esplodere Lazio Ricci, una gara che si era messa in salita, cuori palpitanti perché oggi si correva sul doppio binario Morro d'Oro, Prato La Peligna. Ce l'abbiamo fatta, Ponticelli! Sì, sì, un'emozione, guarda, basta vedere che cosa c'è attorno a me per capire l'emozione che si prova dopo questa vittoria. Sono contento di aver fatto il terzo gol. Ma che fatto? Guarda, abbiamo anche Pacella. Anche Pacella. Abbiamo anche Pacella. Omar, Omar, vieni qua, vieni Omar. Pacella, Valente, ci sono. Andiamo, lista se ne va. La campionista se ne va. Ce ne andiamo anche noi.
ce le andiamo anche noi. E queste splendide immagini di un gruppo che adesso sta esultando legittimamente per un'impresa sportiva. Lo abbiamo detto, questa è una grande impresa di un gruppo andato probabilmente anche oltre le proprie possibilità. Hanno dato tutto e hanno compiuto veramente un'impresa. Nero Stellati 68, Martin Sicuro 66. E questo il punteggio, i punti, sono questi i punti in classifica con i quali le due squadre chiudono questa entusiasmante volata. Siamo sempre qui nel dopogara, abbiamo Pacella. Matteo, sei stato uno dei protagonisti di questa splendida annata, sono stati pesantissimi i tuoi gol in questo finale di campionato, hai praticamente messo a segno quella doppietta contro la Virtus Teramo che ha tenuto in vita le speranze dei nerostellati, poi hai firmato quel gol che a Miglianico ha fatto esplodere il settore. E oggi veramente si è chiuso il cerchio per firmare questo capolavoro. È stata un'impresa stupenda, bellissima, condivisa con tutti questi compagni splendidi. Oggi il mio primo pensiero, se permetti, va a Safone, che non era presente qui con noi fisicamente ma con il cuore sì. Permettimi di salutare anche i vari Dionisi, Campanella, Sablone che hanno contribuito insieme a noi l'anno scorso a fare il salto di categoria dalla promozione all'eccellenza, e se oggi si abbiamo raggiunto questo traguardo è anche merito loro. Ci hanno innaffiato praticamente, va bene, ma tu parlavi del gruppo, e il gruppo è stata la componente fondamentale di questa annata e di questa squadra che non dimentica neanche chi in passato ha fatto parte di questa cavalcata, 3 promozioni in 3 anni, veramente un salto notevole per questo territorio a livello calcistico e non solo. Questo va merito alla società che ha fatto un lavoro eccezionale, il presidente è una persona splendida, a tutti gli uomini degli invisibili che sono dietro, al mister, al direttore, alla fisioterapista, a tutti quanti. Questo è un gruppo eccezionale che ha meritato questo traguardo, e se oggi siamo qui a festeggiare è anche merito dei nostri tifosi che sono stati splendidi dal primo giorno ad oggi, e questa vittoria è anche per loro perché se la meritano in pieno. È la vittoria questa anche di chi, quando il campo non era utilizzabile, ha aiutato, c'è Giuseppe Jurisevic, sei uno dei Warriors, zero parole, uno dei sostenitori sempre al fianco di questi colori, di questa squadra. Lo dicevo, ci sono stati anche dei momenti in cui il campo era inutilizzabile, è stato veramente decisivo anche l'apporto dei tifosi che hanno fiancheggiato questa società nel mettere a disposizione di questa squadra questo impianto sportivo e nel proseguire un'annata sportiva, Giuseppe, veramente senza precedenti, è un miracolo questo. Senz'altro, miracolo a tutti gli effetti, forza Pratola, noi continuiamo a incitare la squadra e anzi vogliamo altre persone che vengono insieme a noi, perché noi domenica dopo domenica rimaniamo senza voce, quindi tutti quanti, tutta la Pratola deve venire. Questo è un trionfo sicuramente della squadra, della società, ma anche di questa gente. Noi adesso abbiamo anche Moscone. Moscone è uno dei fuoriquota, anche un ragazzo espressione di questo territorio, una squadra, lo abbiamo detto tante volte, che nei suoi componenti rispecchia un po' quello che è il territorio del centro Abruzzo. Tu sei, non ho capito la domanda, vieni, un po' lunga. Vieni da Bussi, ti volevo dire, sicuramente anche per te una soddisfazione immensa. Sì, soddisfazione grandissima, un titolo che sto già parlando con gli altri, solo noi meritavamo, siamo i più forti, abbiamo dimostrato. Ringraziamo anche i ragazzi, i tifosi che ci hanno dato una mano. Per te un doppio salto, dalla promozione all'eccellenza, dall'eccellenza alla Serie D. Adesso ripetiamo questa sera quello che abbiamo fatto un anno fa per Pratola. Ci vediamo al bar, mister, dai. Ok, l'appuntamento è per i festeggiamenti poi nel paese di Pratola Peligna, la cittadina della Valle Peligna. Noi attendiamo anche gli altri dirigenti, abbiamo qui Pantaleo. Pantaleo, eccolo, abbiamo qui Roberto Pantaleo. Roberto, e sono 6. Vabbè, ma lascia perdere 6 campionati, cioè oggi qua abbiamo... Sono 6 campionati vinti. Qua abbiamo compiuto un'impresa, e il presidente Pace, come tutta la comunità pratolana, passa dalla storia, perché è la prima volta che questo paese sta in Serie D. Cioè questo è un trionfo, questa è una vittoria di tutti quanti, di tutta la Valle Peligna. Una vittoria e anche una soddisfazione
per una persona che fa parte di questa dirigenza, una persona espressione di questo territorio, vincere in questo territorio? Sì, sì, indubbiamente, però tralasciamo le altre cose, il merito è tutto quanto del mister, dei ragazzi e del presidente, loro sono stati grandi protagonisti, è giusto che sia così, dai, mo si godranno sta festa, poi vediamo quello che succede. Roberto, chiudiamo, ci sono stati anche dei momenti un po' tesi nel corso di questa stagione, la rivincita è stata sentire, tutte le gradinate dell'Lazio Ricci inneggiare a Matteo Di Marzio. Guarda, durante un percorso è normale che ci possano stare dei momenti bui, però noi tutti i nostri problemi li abbiamo risolti tutti quanti dentro le quattro mura dello spogliatoio. Oggi sinceramente mi sono veramente commosso quando ho visto le tribune delle Lazio Ricci veramente piene, impressionante la presenza di gente oggi allo stadio. Guarda, credimi, sono proprio contento, è una gioia immensa, credimi. Gioia immensa da parte di Roberto Pantaleo. E adesso noi ci guardiamo un po' intorno, abbiamo il mister, il tecnico Matteo Di Marzio, l'artefice di questa doppia promozione, dalla promozione all'eccellenza e poi dall'eccellenza alla Serie D, veramente un capolavoro mister. Sì, un capolavoro però che è potuto avvenire grazie a tutte le forze dalla società, a tutti gli uomini invisibili e soprattutto a questo gruppo di ragazzi fantastici che in 2 anni ha regalato a questa piazza delle gioie grandissime per la grande maglia nerostellata. In 107 anni di storia abbiamo scritto, penso, una pagina che rimarrà stagliata nella memoria di tutti quanti. Questa squadra ha dimostrato che il concetto di gruppo non è affatto una cosa astratta. No, il gruppo che poi, non solo il concetto di gruppo, ma poi un gruppo che poi è diventato una grande squadra che si è combattata, nei momenti difficili abbiamo capito che non eravamo secondi a nessuno e oggi ne è stata la testimonianza di aver portato qui a Lazio Ricci non so quanta gente, ma veramente di aver reso felici tutte queste persone ci può non solo che riempire d'orgoglio. La compattezza tra società, squadra e ambiente è stata anche l'arma in più, motivo di grande soddisfazione sentire inneggiato il nome di Matteo Di Marzio da tutto il pubblico che oggi ha siepato come non mai questi spalti del Lazio Ricci. Sì, sicuramente è stata una cosa commovente, ma è frutto di un lavoro straordinario, torno a ribadire, di questi ragazzi fantastici che mi ha seguito dal primo giorno mettendosi sempre a disposizione, gli ho sempre detto che non c'erano titolari, non c'erano riserve, è la dimostrazione di anche chi ha giocato di meno oggi si sente parte integrante di un progetto che è partito l'anno scorso, dove il presidente Paci mi chiese in 3 anni di raggiungere l'eccellenza regionale, invece oggi grazie a quella programmazione e grazie a questi ragazzi stupendi ci ritroviamo nella quarta lega tra virgolette nazionale, che è la Serie D. È una dimensione nazionale che lascia grande, grandissima soddisfazione, forse anche la gioia sportiva più grande per Di Marzio. Sì, sicuramente sì, però adesso non vogliamo pensare altro, ci vogliamo godere questi giorni di festa con questo pubblico fantastico e con questi ragazzi che veramente hanno dimostrato, ragazzi la maggior parte, lo tengo a ribadire, della Valle Pelini a esclusione di Isotti e Nanni, che si sono integrati alla perfezione e hanno dato veramente lustro a tutta questa valle. Dobbiamo ripartire da qui. E io sono con Salvatore Presutti, anche l'addetto stampa, risiamo a fare un passaggio con te. Ci siamo sentiti costantemente nel corso di questo anno e a grande contatto con questa squadra, lo dicevamo prima, una squadra che non ha mai denotato un briciolo di presunzione, grande umiltà, l'umiltà ha pagato, la concentrazione, l'abnegazione e anche il rispetto dei ruoli a nostro avviso. Assolutamente sì, come ha appena detto il mister Matteo Di Marzio, nessuno era titolare, nessuno era in panchina o a riserva, tutti sono stati indispensabili per la costruzione di questo grandissimo, d'angurissimo sogno che alle 16:57 è arrivata realtà, è arrivata la realtà, dopo il collegamento che ho concluso da Morrodoro è arrivata la realtà, ancora non ci crediamo però veramente abbiamo fatto un lavoro, abbiamo raccontato veramente una bellissima storia, una vittoria del calcio, una vittoria della Valle Pelini. E possiamo dire oggi che i sogni esistono, i sogni possono essere coltivati e anche raggiunti, perché questa è stata una grande impresa. Noi chiudiamo qui da Lazio Ricci di Pratola Peligna, diamo appuntamento per quella che sarà la lunga, lunghissima e strameritata festa di Pratola Peligna, della sua squadra, dei Nerostellati e dell'intero centro Abruzzo che da stasera è in Serie D.
Una giornata storica per lo sport non solo di Pratola ma dell'intera regione, perché vincere un campionato da debuttanti è una cosa che solo Pratola riesce a fare, quindi i miei complimenti straordinari personali ma anche di tutta l'amministrazione, prima di tutto ai ragazzi in campo che ogni domenica hanno come dire, portato in avanti e portato in alto il nome dei Nero Stellati di Pratola, alla dirigenza, al mister Di Marzio, al presidente, perché hanno compiuto veramente un miracolo sportivo che rimarrà nella memoria di tanti pratolani. Forza Pratola! Forza Pratola! 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 Ale! Forza Pratola! Forza Pratola! Forza Pratola! Presidente Pace, è partita la festa, una cavalcata entusiasmante, la sua avventura con i Nero Stellati è iniziata 3 anni fa, negli ultimi 3 anni 3 promozioni consecutive, una cavalcata trionfale ma soprattutto un gruppo che è rimasto coeso tanto a livello tecnico quanto a livello della sua gestione societaria. Sì, hai fatto un'analisi quasi perfetta di quello che è accaduto negli ultimi 3 anni. Siamo riusciti in qualcosa di straordinario che per quello che riguarda l'intera Valle Peligna. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, lo sappiamo, ne siamo coscienti, quello della Serie D, del semiprofessionismo che ci accoglie, penso, a braccia aperte. E che dire, per Pratola, per l'intera comunità c'è una grandissima emozione, perché è un qualcosa di speciale che non accadeva, non è mai accaduto, e siamo contenti di quello che sta accadendo. Comunque siamo una società, come ho ripetuto già anche in passato, che è nata con l'intento di crescere, di coltivare i giovani locali in un progetto univoco dove tutti quanti devono essere partecipi, e l'obiettivo è far, come forse sarà anche ripetitivo, ma coltivare le nostre forze, con le nostre forze crescere e andare avanti. Gli obiettivi sicuramente saranno difficili da mantenere, per poter mantenere questa categoria, però noi con il nostro ci rimboccheremo le maniche e cercheremo di andare avanti con il massimo impegno, la massima concretezza che ci ha contraddistinto finora. Presidente, lo abbiamo detto anche nell'immediato dopo gara, questa è una squadra che a mio avviso sicuramente, anzi probabilmente è andata oltre le proprie possibilità, ha fatto qualcosa di straordinario la squadra dei Nero Stellati, ma è stata anche una squadra che mai ha denotato un minimo di presunzione. L'umiltà, la compattezza e l'abnegazione sono stati la forza di questa squadra, che ha dimostrato anche una cosa: il concetto di gruppo non è cosa affatto astratta. Hai detto bene, infatti io l'ho sempre detto ai ragazzi, anche quando ci parlavamo, noi siamo un gruppo di ragazzi dove, gruppo intendo noi perché metto anche all'interno della società, perché ripeto, la società è composta da, siamo una società giovane, fatta con una media di 39 anni, quindi quando dico noi intendo gruppo, società. E quando parlavo con i ragazzi dicevo sempre che alla base di tutto, ma non solo del calcio ma della vita, bisogna essere umili. Quindi quello che ha contraddistinto questo gruppo è stata l'umiltà, è stata anche e soprattutto la cattiveria agonistica che hanno messo in ogni partita, e lo vediamo anche dalla partita che abbiamo avuto contro il Martinsicuro in casa, dove si è voluta quella una partita voluta con riscossione dopo la beffa di Paterno. E sono situazioni che hanno contraddistinto l'andamento del campionato. Quindi bravi, un plauso ai ragazzi, un plauso a tutta la società che ha saputo, ha seguito anche il progetto di questa mio progetto, quindi sono contento e cercheremo di portarci avanti.
La cosa bella di questa squadra, e chiudiamo qui, la cosa bella è proprio la forte identità territoriale che ha contraddistinto questo gruppo, un gruppo quasi totalmente del centro Abruzzo, eccetto Nanni e Isotti, il resto una squadra territorio, e oggi è stata un pochettino la cartina di tornasole, quegli spalti pieni, pienissimi, con quella splendida coreografia. Io penso che quella possa essere anche la soddisfazione più grande di un presidente, riempire il proprio stadio di persone non solo di Pratola ma anche del comprensorio, e con quel colpo d'occhio straordinario. Ma infatti noi nasciamo come squadra di Pratola Peligna, però l'intento era quello di essere il punto di riferimento per tutta l'intera Valle Peligna, e quello che si è cercato di fare in questa società è stato, che oggi ci ha dato pienamente ragione, è stato quello di raggruppare in una squadra l'intero progetto calcistico di una Valle Peligna. Valle Peligna che è composta da ragazzi volenterosi, ragazzi che hanno contraddistinto il percorso calcistico, ma non solo calcistico, perché hanno dimostrato non solo alla società ma all'intero mondo calcistico abruzzese che al di là del valore del proprio singolo c'è anche il valore del gruppo, e quindi penso che la società abbia fatto un grosso passo in avanti proseguendo in questo discorso, e speriamo che il futuro ci riservi ancora gioie, e cercheremo in tutti i modi, infatti l'obiettivo principale per il futuro sarà quello di incrementare ulteriormente quello che è il settore giovanile e cercare di portare e accentrare ancora di più queste giovani leve nella nostra società. Infine un pensiero speciale di Gianluca Pace e una dedica. La prima dedica la effettuo nei confronti della mia famiglia, perché è doveroso, perché dopo un altro anno dove lontano dalla casa e lontano dalla famiglia hanno dovuto sopportare questo ed altro. E poi un altro ringraziamento lo vorrei dare a tutta la tifoseria che comunque sì, in questo anno fantastico, in questa cavalcata non c'è stata mai lontana, anzi è stato il 12° uomo in campo, e la cosa più bella e che mi rincuora di più è che oltre ad avere un grandioso tifo in casa, i nostri sono stati sempre presenti anche in trasferta, quindi un plauso a loro che con la grande voglia e grande impegno e dedizione in questi momenti dove è difficile fare calcio, è difficile fare il tifoso, si sono adoperati nel meglio.